Non mi interessa la simmetria. Noi cerchiamo un'astratta perfezione, ma poi scopriamo che la precarietà prevale sempre. Le mie convinzioni, le mie teorie sono come delle rocce che si sfaldano continuamente e che devo costantemente riordinare in nuove forme. In questo periodo della mia vita preferisco coltivare un elogio dell'imperfezione. Il fulcro del mio lavoro è la conoscenza del sé. Osservo la mia immagine, la scompongo e mi perdo nei suoi dettagli. Monto e smonto i singoli pezzi della mia realtà quotidiana dando loro nuovi significati. Vedo intorno a me, nel mondo che mi circonda, uno scenario popolato ancora da sagome umane sfocate e indistinte. Posso avvicinarmi ad ognuna di quelle figure per scrutare la loro vita e per ascoltare gli echi delle storie che raccontano. Osservo la vita con i loro occhi. Il mio sguardo vive in ognuno di quei volti. Mi scorgo nel viso delle persone amate e nei presunti estranei. Tutti questi volti sono rafusi nel quadro che ho davanti, nella maschera che ho in mano, nei dipinti ammassati lungo le pareti della mia casa e nei lavori appena abbozzati. È ormai sera. Lo strascicante vociferare degli infiniti volti si trasforma ora in una composta brezza di suoni, fino a dissolversi completamente nel tramonto della mia giornata.